Siamo a casa di Simone. Simone è un fariseo, è un laico della società del tempo che studia le scritture e fa parte, diciamo, della società ben pensante, della società altolocata. Fa una cena con Gesù, probabilmente con altri amici farisei, per discutere sulla legge, per confrontarsi con Gesù. Simone è preoccupato che tutto funzioni bene. Quando si prepara una cena, le donne di casa lo sanno, bisogna che tutto funzioni bene. Il cibo, prima di tutto, il bere, che nessuno esca in stravaganze, che si rispetti un po' il galateo di fondo. Solo che in questa casa succede un imprevisto. Entra nella casa una prostituta, perché questo è il termine più esatto per indicare questa donna peccatrice di quella città. Ci si domanda come ha fatto entrare. Chi studia la Bibbia, che si diverte un po' andare a fondo in queste cose, cerca di capire, ma come ha fatto questa donna a entrare in questa casa? Non l'hanno fermata, non gli hanno detto niente? E qualcuno dice, ma questa donna probabilmente era anche un po' di casa, lì dentro, probabilmente la conoscevano, forse la conoscevano anche intimamente. Ma questa donna che cosa fa? Si avvicina a Gesù e qui c'è una sequenza bellissima, proprio da rileggere. Si pone presso i piedi di Gesù, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Solo questa immagine vale tutto il Vangelo. Questa donna non si preoccupa di quello che la gente pensa. È andata da Gesù e ha pianto tutte le sue lacrime. Bella questa cosa. Cosa ha pianto? Ha pianto il suo peccato, ha pianto la sua situazione, la sua vergogna, i suoi sensi di colpa, l'aver rovinato delle famiglie, l'aver fatto una vita svilente, aver svilito il suo corpo. Ha pianto tutto questo fino in fondo e lo ha fatto ai piedi di Gesù. Ma questa è stata la sua rinascita. Perché bisogna fare così. Nessuno di noi è meglio della prostituta, tant'è che Gesù da altre parti scrive che le prostitute ci passeranno avanti. La cosa importante è mettersi ai piedi di Gesù. Invece i farisei che cosa fanno? Silenzio, nessuno dice niente, nessuno dice a questa donna non entrare, o che cosa fai, ma nella mente giudicano. Simone nella mente dice, ma cosa sta facendo questo profeta di nome Gesù? Non sa che la sta toccando una prostituta? Si è messo nella condizione di un di chi giudica. E Gesù cosa fa? Andiamo al protagonista. Gesù legge i cuori. Gesù sa tutto. Forse magari sapeva anche di questo Simone, che magari aveva anche qualche confidenza con questa prostituta. Ma non gli dice niente. È un signore. Gesù non ci butta mai addosso il nostro peccato, perché sennò saremmo schiantati. Ma
lo prepara con un discorso, con una parabola, e dice: sta a sentire Simone, un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 50 denari, l'altro 500. Questo creditore glieli condona a tutte e due. Chi sarà più contento? Ah, certamente quello di 500. Bravo. I due debitori siete uno te e uno questa donna. Questa donna sta ringraziando il suo creditore, tu no. Lei mi ha baciato i piedi, ha pianto, me li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non hai fatto niente di questo. Questo è l'atteggiamento di chi si sente peccatore. Per questo per noi è importante andare a chiedere perdono a Gesù. Oggi sono vuoti i confessionali, qui in parrocchia nemmeno tanti, abbiamo diverse confessioni, però diciamo che in linea generale i confessionali sono vuoti e magari sono pieni gli studi delle psicologi, che è giusto, che fanno il loro lavoro seriamente, ma lo psicologo non ti toglie il peccato, ti fa capire alcune cose, ti toglie il senso di colpa, ma non il peccato. Il peccato lo toglie solo Gesù, è da Gesù che bisogna andare a piangere. Molti piangono in televisione, queste trasmissioni così, dove viene visibilizzata tutta l'intimità, tutta la fragilità, ma non è lì che bisogna andare a piangere, è da Gesù che bisogna andare a piangere, perché è l'unico che ci può salvare.